59esima puntata di Bar Sicilia, pasquale speciale, e siamo qui davanti al Museo del Sale, alle Saline di Trapani, Maurizio, perché questa puntata di oggi avrà come ospiti l'assessore alle attività produttive della regione siciliana Mimmo Turano e il presidente di Confindustria Trapani Gregory Bongiorno. Parleremo di turismo, parleremo di industria, parleremo di commercio, parleremo di Birgi, vedremo un pochettino di capire cosa sta succedendo in questo aeroporto bellissimo ma abbandonato. Cercheremo anche di capire, in un posto così bello come Trapani, con le saline, ora per Pasqua i misteri, che cosa sta succedendo per l'occupazione. E abbiamo le persone giuste, Alberto. Sì, due persone che conoscono profondamente il territorio trapanese, però parleremo di Sicilia in generale e delle possibilità che questa nostra terra ha, a volte inespresse, a volte ben conosciute, e noi cercheremo di approfondire con i nostri ospiti tutti questi temi, e fra un po' ci sposteremo dentro in un luogo altrettanto suggestivo, altrettanto bello, che è l'interno del Museo del Sale. È un museo spettacolare dove ci sono da macchinaria a quant'altro, ed è dentro un mulino. Siamo rimasti incantati, e questo ancora una volta, Alberto, ci fa capire che qua in Sicilia ci sono cose spettacolari, non bisogna costruirle o ricostruirle, ci sono. Un pezzo di storia siciliana per guardare all'oggi e al domani. Ci spostiamo dentro. Eccoci entrati dentro. Siamo in questo luogo incredibile, incantevole, che è il Museo del Sale qui a Trapani. Forse sarebbe meglio dire a Paceco, siamo in Contrada Nubia. E tra l'altro è bello perché qui dentro è pieno di turisti che stanno guardando, ci sono dei pezzi storici che rappresentano la nostra tradizione, Maurizio. Dicevamo, abbiamo come ospite l'assessore regionale all'attività produttive Mimmo Turano. Buongiorno. E il presidente di Confindustria Trapani Gregory. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io non posso fare a meno di cominciare con questo contrasto: luoghi incantevoli, una provincia incredibile, quella di Trapani. Lei, assessore, l'ha presieduta per diversi anni, portando anche a Trapani importanti risultati, e in questo momento la provincia, proprio il turismo, soffre la crisi dell'aeroporto di Birgi. Ma la risolviamo questa crisi? Succederà qualcosa di positivo? Ormai l'estate purtroppo è alle porte, insomma, per quest'anno mi sa che va così. Ma tutto sommato si sta facendo quello di Enna. Ormai Trapani chiudiamo. Beh, cosa fanno ad Enna non lo so, anche se faccio l'assessore regionale delle attività produttive, so cosa si sta facendo a Trapani, però prima di cominciare volevo dire che ci sono tanti turisti che ci guardano straniti, perché la domenica di Pasqua alle 9 del mattino, quattro pazzi che fanno una trasmissione sui social, è una cosa che deve far capire alle persone come anche per la domenica di Pasqua c'è gente che vuole comunicare e far capire cosa sta facendo il governo. Dicevo, cosa fanno ad Enna non lo so, so cosa fanno, cosa per ora sta facendo il governo regionale sul sistema aeroportuale. Il presidente della regione, quando si è insediato, ha detto che avrebbe visto a lungo termine un'unica società di gestione. Non è un'operazione semplice, però l'abbiamo già cominciata. I due poli della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale stanno muovendo qualche passo, a Catania sono avanti perché oramai Comiso e l'aeroporto di Fontana Rossa hanno definito la strategia di fusione delle due società di gestione, e quindi è bene da oggi in poi parlare della Sicilia orientale come sistema unico. In Sicilia occidentale sembra che Orlando stia rivisitando le sue posizioni di chiusura, perché nonostante abbia sempre detto per noi va bene, sediamoci e come dire, cominciamo a collaborare, poi non si è mai presentato al tavolo. Su alcuni, lo voglio dire se ho ancora pochi minuti, su alcuni i ragionamenti penso di poter riconoscere che lui dica le cose con buon senso, nel senso di dire noi abbiamo investito tanto, oggi la società GESAP vive di luce propria, non siamo disposti ad accollarci un pacco. Ma siccome Birgi non è un pacco, perché dietro c'è la regione, perché ha investito tanti soldi per la ricapitalizzazione, perché ha investito tanti soldi per cercare nuovi vettori,
è perché i costi di gestione della società aeroportuale sono molto contenuti, molto contenuti. La società viene gestita bene. Mi fa piacere salutare un giovane trapanese, tale Riolo, che vive a Londra. Anzi, colgo l'occasione per dire se ci vediamo, perché il presidente della regione lo vorrebbe incontrare, perché lui ha una serie di iniziative importanti che vuole mettere in campo e noi siamo pronti. Ma Gregory, dimmi una cosa, Confindustria sì, alla fine, e voi imprenditori della provincia di Trapani, per voi l'aeroporto non è soltanto un aereo che atterra e che decolla, è l'economia, è lo sviluppo, sono nate tantissime attività. Ora, questa posizione della regione è anche la vostra, c'è un'idea, una proposta che voi avete fatto anche per far rinascere, perché l'aeroporto, a mio avviso, di Trapani è il sistema aeroportuale siciliano. Vedi Maurizio, l'aeroporto di Trapani ha rappresentato negli anni scorsi un volano fondamentale per questo territorio, soprattutto sotto l'aspetto turistico. Uno studio di un'importante società ci diceva che ogni anno, fatto 1,5 milioni di passeggeri, venivano in qualche modo lasciati sul territorio circa 200 milioni di euro, che è una cifra importante e significativa. Purtroppo la vicenda Trapani è complicata da spiegare e in alcuni casi anche da comprendere. In passato l'assessore Turano, presidente della provincia, sosteneva energicamente l'aeroporto da un punto di vista finanziario, poi successivamente sono cambiate alcune norme sugli aiuti di Stato e oggi la regione, questo va detto per onestà intellettuale, a luglio dello scorso anno, non più tardi di 6 mesi fa, ha ricapitalizzato questa società con 12,5 milioni di euro. Ci sono delle risorse impegnate per circa 13 milioni di euro per un bando per trovare nuovi vettori. Si sta lavorando sugli aiuti di Stato, quindi altre risorse che provengono da Roma, dallo Stato centrale. Però per tradurre tutto questo in atti concreti, nel far arrivare il primo aereo qui a Trapani con queste risorse, che comunque vada sono significative e importanti, servono purtroppo dei tempi che sono dettati dalle norme, dalle leggi. Io mi rendo conto, perché Trapani e la provincia è cambiata con Birgi, è stato un fiorire di attività commerciali, ma soprattutto c'è un aspetto fondamentale che mi piace sempre ricordare. È cambiato anche un modo di ragionare, una mentalità da parte di tanti giovani che, abbandonando l'idea del posto fisso, hanno investito in piccole e micro attività, in una logica dell'autoimpiego. Ci sono stati genitori che hanno impegnato la propria liquidazione, in alcuni casi hanno sottoscritto dei mutui per avviare delle attività dei figli. Questo credo che fosse la parte più importante, fondamentale, diciamo, della vicenda aeroporto di Birgi. Oggi chiaramente questi esercenti stanno soffrendo, c'è una crisi, in effetti i dati del 2018 sul turismo in provincia di Trapani sono inesorabili, Trapani ha perso più del 20%, la stessa San Vito, che è un po' la capitale del turismo della Sicilia occidentale, l'anno scorso ha perso quasi il 10%, però ritengo che la regione sta andando verso la giusta direzione, che è creare questo polo aeroportuale Sicilia occidentale o addirittura un'unica società di gestione, perché tra l'altro vorrei ricordare che esiste una norma, il piano nazionale strategico degli aeroporti, che prevede proprio questo, quindi non stiamo facendo altro che applicare le norme e andare verso quella direzione, cosa che hanno già fatto quasi tutti gli aeroporti del resto d'Italia. Parliamo di cose concrete, Ryanair è scappata dalla provincia di Trapani perché qualcuno non ha mantenuto gli impegni, quando invece noi, quando c'era la vecchia provincia, eravamo molto puntuali nel pagamento. Chi è quel qualcuno? I comuni che hanno aderito al co-marketing e poi addirittura, quando la regione ha rimesso i soldi, non si sono preoccupati di reinvestire le stesse risorse. Ora ci stanno ripensando, hanno elaborato una strategia, l'assessore Dalì sta facendo un lavoro intelligente, il presidente della regione la prossima settimana insiede a questo tavolo per cercare la soluzione. In provincia di Trapani avevamo dei privati nella compagine societaria che avevano il 49%, che appunto sono scappati perché non potevano sempre ricapitalizzare e svolgere le funzioni del socio pubblico, perché ricordo che nessun comune fa parte della compagine societaria, e
sono andati a comprare l'aeroporto di Pisa, hanno fatto la fusione Pisa-Firenze, cioè tutto quello che quasi poteva fare in maniera antesignana è stato fatto altrove, facendo scappare le migliori risorse che c'erano. Questo diciamo. Sento la sua amarezza, assessore, perché ricordai, ho ricordato poco fa quando lei era presidente della provincia qui di Trapani, si è impegnato molto per Birgi. E ci pensava all'epoca soltanto la provincia, facciamo così le persone ricordano. È vero che il Ryanair è arrivato nel 2009 ed ero io presidente della provincia. È vero che la crisi è cominciata nel 2012 quando le province sono state chiuse. Purtroppo sono dati oggettivi. Non ci consola, perché è uno dei tanti effetti della chiusura delle province. Il sistema, e poi ci arriviamo lì, il sistema non aeroportuale trapanese, il sistema del turismo trapanese non è stato messo a regime, nonostante tante risorse sono state messe da parte prima della provincia e poi della regione. Una delle più sciagurati effetti della chiusura, del commissariamento, chiamiamolo come vogliamo, delle province, comunque del loro svuotamento, è stato il sistema viario siciliano, il sistema dei trasporti. Tutti ben vediamo purtroppo la condizione delle strade provinciali nella nostra regione. Si sta facendo finalmente qualcosa, ma questi sono effetti che a lungo andare li stiamo pagando tutti. Si sta facendo poco, perché per smontare un sistema ci vogliono 5 minuti, per rimontarlo ci vogliono 10 anni. Le persone volevano che le province fossero cancellate, l'esito è stato che le province è stata cancellata soltanto la elezione diretta. Sono rimasti gli organi e quindi le spese, tranne quella del presidente e della giunta, come se erano dei pirati, no? La democrazia che diciamo, sono rimasti 9 uomini di fiducia dell'allora presidente della regione. Io sono più diretto. Anche questo è vero, ma anche questo governo li poteva cambiare, però voglio dire, ha deciso di non cambiarli. Sono rappresentanti dello Stato che secondo me stanno facendo quello che possono con i sistemi che hanno. Il sistema delle province va in crisi perché il governo nazionale fa il prelievo forzoso e ogni anno trasferisce meno risorse alle province, pari a 120 milioni di euro circa. D'altronde in questo governo c'è il Movimento 5 Stelle, che è il partito che più si è battuto per l'eliminazione delle province, sì, a livello nazionale chiaramente. Eppure per la natura pubblicistica degli aeroporti. Però io non vedo assolutamente niente, no? Qua lo dico a chiare lettere, c'è un sottosegretario in provincia di Trapani che pure ha l'ardire di... che è un senatore. Sì, un senatore, non mi ricordo come si chiama, lui non si ricorda chi sono io non ricordo come si chiama lui. Con una differenza, che quello che ho fatto sul territorio si vede e si tocca, quello che ha fatto lui non si vede e non si tocca. Vabbè. E neppure si commenta, perché come dire... Vabbè, magari ecco. Poi... No, però, siccome io voglio essere corretto, se lei trova lo spazio per organizzare una trasmissione qua e ci invita, io sarò presente. Vabbè. Spero che lui venga. In quel caso si ricorderà come si chiama. Sì, guardi, io lo ricordo, siamo nella settimana santa, è appena finita la settimana santa, io vorrei augurare buona Pasqua anche al senatore Sant'Angelo e a tutti quelli del Movimento 5 Stelle. Senatore Sant'Angelo, che salutiamo. Volevo parlare di innovazione, start-up innovative. Lei tempo fa era venuto a una trasmissione, a una puntata di Bar Sicilia, una delle prime tra l'altro, ci aveva parlato dell'impegno della regione sull'innovazione. A che punto siamo? Promessa mantenuta. Abbiamo detto che entro il mese di aprile sarà pubblicato il bando, entro il mese di aprile troveremo il bando in Gazzetta Ufficiale. Posso sbagliare di una settimana più, una settimana meno. Il bando già stiamo facendo le prove con Sicilia Digitale per capire come il caricamento delle stanze può avvenire in maniera celere. Abbiamo una platea tutto sommato piccola, perché sono 375 le start-up, 43 milioni di euro. Abbiamo le migliori intelligenze che si vorranno confrontare, la regione farà il suo dovere. Questo per quanto riguarda l'innovazione sulle start-up innovative. Poi voglio assumere un impegno pubblico, un impegno che voi mi dovete ricordare se non viene mantenuto. Vediamo se entro il mese di giugno sarà pronta la graduatoria della misura 115, dove sono appostati 120 milioni di euro e altri 100 ce li metteremo, che serve per finanziare l'innovazione delle imprese già strutturate. Per le persone che ci stanno seguendo, 10 anni fa, il telefonino, perché ce l'abbiamo tutti, un telefonino si chiamava Ericsson, Nokia, Motorola, tutti spazzati dal mercato perché non si sono saputi adeguare. Gregory, ma dimmi una cosa, io qua sto sentendo gli impegni, alcuni mantenuti, gli altri li vedremo in corso d'opera, entro giugno,
ho letto anche poi, se l'assessore vuole ce ne parlerà, dei 200 milioni già investiti con altri bandi. Ma il lavoro è un lavoro che si trova a mezzo bando? E poi, ma se la regione sta facendo tutti questi grandi investimenti, voi imprenditori cosa state facendo? Perché a mio avviso il lavoro, oggi è Pasqua, non si trova dentro l'uovo di Pasqua. Una ricerca mondiale ha detto che una delle parole più cliccate nei social è la parola lavoro. Vabbè, viva Dio, ci sta, perché le imprese dovrebbero e devono creare lavoro e ricchezza e le persone cercano lavoro. Però è l'insieme, la pubblica amministrazione e gli imprenditori privati. L'assessore ci racconta che sta facendo la regione a sua parte. Il mondo di Confindustria, il mondo del lavoro, cosa sta facendo per creare occupazione e per approfittare di questa opportunità? Ma vedi, i finanziamenti che arrivano tramite i finanziamenti europei che arrivano tramite la Regione Siciliana sono importanti per sostenere e avviare nuove attività, ma anche per ampliarle. Quello di cui spesso ci lamentiamo noi imprenditori è che è difficile fare impresa in Sicilia per le ormai annose questioni che riguardano la burocrazia e su cui veramente bisognerebbe incidere con più forza. Però visto che siamo oggi un giorno di festa, siamo a Pasqua, quindi va anche in qualche modo trasmesso un messaggio di speranza, vorrei anche parlare di qualche aspetto positivo che riguarda questa provincia, soprattutto sotto il mondo imprenditoriale, provincia che spesso viene descritta per ragioni oggettivamente negative che esistono, ma c'è anche molto altro. Mi piace raccontare che nei giorni scorsi il Ministero dell'Agricoltura e Pesca ha autorizzato, dopo anni finalmente, a calare la tonnara, dopo 12 anni a Favignana. Un'azienda importante come la Tonno Castiglione investirà tante risorse e creerà circa 50 posti di lavoro legati ad un periodo, diciamo, relativamente limitato, che non è solo la tonnara, quindi il periodo, il mese estivo, ma c'è tutta un'attività di preparazione di barche, di reti e quant'altro. E abbiamo avuto presidente fra gli ospiti anche Filippo Amodeo e abbiamo parlato anche di questo. Assolutamente sì. Ecco, questo già sta a significare di una impresa del territorio, un'impresa che tra l'altro molto attaccata al territorio e alle sue tradizioni, perché comunque vada la pesca di questo tonno rosso, da un punto di vista, diciamo, numerico, per la Tonno Castiglione, che è un'azienda che fa più di 100.000 di fatturato, rappresenta poco, ma da un punto di vista di immagine per l'azienda, per il territorio, per la provincia di Trapani, rappresenterà tantissimo. E questo è ad esempio un esempio tangibile del fatto che gli imprenditori continuano a crederci nonostante tutto, perché questa pratica del riconoscimento delle quote tonno per Favignana va avanti ormai da più di 6 anni. Abbiamo realtà nel mondo dell'agroalimentare che continuano a crescere e esportare i propri prodotti all'estero, ormai la chiave di volta per uscire dalla crisi, soprattutto dei consumi interni. Agroalimentare da noi significa sostanzialmente vino, significa olio. Abbiamo aziende nel Marsalese che hanno più di 120 anni, aziende che ho scoperto, molte sono iscritte in Confindustria, e sarà mia premura dopo Pasqua andarle a premiare personalmente, aziende che hanno 120 anni di storia, che hanno sempre la stessa partita IVA, non hanno cambiato mai nome, non hanno mai cambiato ragione sociale. Ci sono aziende che 120 anni fa si rivolgevano a Ernesto Basile, padre del Liberty siciliano, per far disegnare le loro etichette. Io credo che debba essere anche raccontata questo genere di provincia di Trapani, una Sicilia positiva, e ce ne sono veramente tante. Abbiamo aziende che esportano depuratori per barche, si trovano nel Marsalese, magari poco conosciute, perché a volte non me ne vogliate, ma anche, diciamo, chi fa il vostro lavoro dovrebbe in qualche modo dedicare più tempo a questo genere di cose. Quindi aziende che hanno il contratto con la Marina degli Stati Uniti d'America. Ecco, perfetto. Quindi, diciamo, eccellenza del territorio, e sono aziende fondate dai genitori o dai nonni, e siamo già alla seconda, terza generazione, quindi anche lì un passaggio generazionale che ha funzionato e che magari anche in altre parti d'Italia a volte diventa un cortocircuito che fa chiudere l'azienda. Ma abbiamo... assessore, mi dica una cosa, ma oggi è Pasqua, oggi i panifici sono aperti o chiusi? abbiamo i panifici. Mi sembra che tu col pane abbia un pochettino... Io con il pane ho le idee chiarissime.
i fornai erano l'unica categoria che doveva stare, che poteva stare tutto il giorno aperto e tutta la notte, perché dovevo preparare il prodotto, 7 giorni su 7. Abbiamo soltanto chiesto di osservare un giorno di chiusura. Qualche associazione ha fatto ricorso al TAR, fortuna per la regione l'ha persa, quindi è passata la linea del decreto che abbiamo dato, però non ci fermiamo. Non ci fermiamo perché ho fatto un comunicato ieri sostenendo le associazioni di categoria, perché vedo che il governo nazionale si era impegnato a stabilire che anche la grande distribuzione avesse dei giorni di chiusura obbligatori. Ma voglio dire, poi non è che si chiede tanto, 5 giorni l'anno, e invece il governo nazionale, che si era impegnato a fare questo, non, ancora non ha messo in campo il provvedimento. Quindi le associazioni di categoria hanno deciso che il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, cioè per le feste comandate, diciamo, faranno uno sciopero, e hanno il mio plauso, perché io ritengo che anche la grande distribuzione, se si ferma qualche giorno, non determina nessun effetto negativo. Abbiamo l'assessore Turano con i cartelli che fa sciopero. No, io sono un rappresentante delle istituzioni, non faccio sciopero perché non è mio compito farlo, ma sostengo le iniziative che credo giuste. Nel caso di specie la Regione Siciliana non può fare la legge, perché non ha competenza, perché il governo Monti ha trasferito le competenze della grande distribuzione dalle regioni allo Stato, e quindi noi purtroppo non possiamo intervenire. Ma qualche giorno di chiusura non fa male, non fa male, rispettiamo le persone che non sono... Presidente, buongiorno. L'altra volta, parlando con l'assessore al turismo, ci diceva che ancora, nonostante tutti gli sforzi, l'immagine che la Sicilia ha all'estero, anche in diversi mercati stranieri, è quella mafia, nel migliore dei casi mafia spaghetti, è un po' uno stereotipo italo-siciliano, diciamo. Secondo lei... Si parla oggi di brand Sicilia, se ne parla da tanto tempo, forse anche a sproposito. Cosa può fare la politica, lei che non è un politico, lo chiedo a lei apposta, cosa può fare la politica per fare in modo che questo brand Sicilia divenga pieno di contenuti e che possa essere, mi perdonerete il termine, venduto il prodotto Sicilia nei mercati esteri, ma non solo esteri, italiani, con tutto quello che noi siciliani ben conosciamo, ma che abbiamo il dovere morale, etico, da tutti i punti di vista, di andare a spiegare a chi non ci conosce? Ma sicuramente deve in qualche modo la politica in generale, da quella regionale a quella locale, gli amministratori pubblici locali, cambiare un po' in un senso di rotta iniziato anni fa, e quindi far conoscere questo nostro territorio anche attraverso canali nuovi, in particolar modo la rete, internet è facilmente raggiungibile il turista ovunque con nuove tecnologie. Qui proprio in provincia di Trapani, lo accennava l'assessore Turano, Rosalia D'Alì, nella veste di presidente del distretto turistico, sta lavorando verso questa direzione. L'obiettivo è quello di far conoscere, se parliamo, contestualizziamo a Trapani il ragionamento, far conoscere il nostro territorio, far conoscere tutto il nostro territorio, quindi uscire da questa logica del campanile di Trapani, Marsala o piuttosto che San Vito Lo Capo, ma iniziare a far conoscere l'intero territorio in una logica sistemica. Questo va anche verso un'altra direzione. Noi non dobbiamo più partecipare, tanto per fare un esempio, in modo tale che la gente da casa possa capire più facilmente, andare alla Bitta a Milano, a Rimini piuttosto che a Berlino con il singolo stand della singola città o del singolo paese, ma bisogna andare in una logica sistemica, quindi tutti assieme far conoscere un itinerario in modo tale che il turista, quando arriva, notoriamente quasi mai si ferma in un posto per una settimana o 15 giorni, ha la possibilità di girare posti come quello in cui ci troviamo per adesso, spettacolare, ma c'è molto altro da vedere in provincia di Trapani, abbiamo bellezze che tutti ci invitano. Vorrei ricordare che il satiro danzante a Mazara se lo sono contesi tutti gli stati del mondo, quasi quasi non ce lo volevano ritornare più indietro, e per riaverla a Mazara abbiamo fatto grandi lotte, anche la politica. Una pennellata di politica la vogliamo dare? Sì, però prima mi permetti di dissentire da questa valutazione che fa la vostra testata, che è molto seguita e voi siete molto bravi. Vedete che non avete idea di quello che significa il brand Sicilia. Lo dico io che giro le fiere e
poi mi faccio dare il report dei visitatori e degli stand che vengono visitati. Il brand Sicilia assieme al brand Toscana è quello che per ora tira in Italia, tanto che ho incontrato a Tokyo il presidente dell'ICE, il nuovo presidente dell'ICE, e gli ho detto di organizzare per le prossime manifestazioni gli stand per regioni, piuttosto che per tipo di prodotto o di qualità. Se poi andiamo nell'ultima fiera mercato che c'è stata a Milano, sappiamo che su 1.200.000 visitatori, circa 430.000 visitatori hanno visitato, hanno guardato il padiglione Sicilia. A onore del vero, assessore, non quindi, l'ho detto io, ma l'ha detto l'assessore al turismo in un convegno pubblico. Sì, ma anche qui voglio dire, nessuno, io parlo di dati che mi arrivano. Io mi limito a fare il cronista. Invece voi siete molto molto però è importante competenti. Quello che ci sta però dicendo, sto dicendo perché, che una grande sfida che già abbiamo vinto, il brand Sicilia assieme alla regione Toscana sono le, come dire, la forza motrice di tutte le fiere. Le persone importante. Pensano di visitare la Toscana per il paesaggio e la Sicilia per la bontà dei sapori, dei gusti, degli odori, dei profumi. Noi dobbiamo essere bravi a mettere a regime tutto questo, è un pezzo dell'economia, un pezzo, perché non è che risolviamo tutti i problemi, vivrà di turismo. Fra l'altro all'ultima borsa del turismo, e lo sa meglio di me, lo stand Sicilia è stato il più affollato di tutti. Come vede, sono molto contento che l'assessorato alle attività produttive si è fatto carico anche di organizzare le fiere, le borse turistiche. Ci sta. No, e allora, detto questo, parliamo di politica. No, noi siamo oramai. Ma di politica, io sono un pochettino curioso. Vorrei capire una cosa. Allora, c'è stato oggi, tra qualche giorno si voterà per le amministrative, tra non molto ci saranno le europee. Abbiamo visto dei rimpasti, delle liti all'interno a tutto questo centro. Ora, l'assessore Turano, un po' tutti lo sappiamo, è una mente un po' storica, nonostante la giovanissima storica età. Storica no, non è, sì, non è così. Ho detto nonostante la giovanissima età, no, ma almeno mi classifico così. Io sono un residuo bellico oramai dell'aria di cento. Quindi siete coetanei. Pensate, purtroppo questo è un destino che accomuna tanti soggetti che appassionati di politica, ma sai, caro, si riconoscevano in alcune idee. Ora, la vecchiaia è brutta, l'alternativa pure, è peggiore, tolto diciamo, pure la di felicità di avere dei riferimenti. Però cosa succede? C'è un grande rimpasto dentro l'area di centro, tutti questi ex democristiani 4.0, liti all'interno di Forza Italia, scompaginamenti dentro l'area di centro, Savero Romano dentro Forza Italia, e l'assessore di Cateno De Luca dentro Forza Italia, Lorenzo Cesa che dice voteremo l'assessore Daphne Musolino. No, è candidato in Forza Italia. E quindi vuol dire che tutti voi centristi voterete Forza Italia. Quindi ho capito che c'è questo grande rimpasto dove ci saranno forse due aree di centro, una un pochettino più moderata, una un pochettino più leghista. Insomma, il Gattopardo anche dentro la Democrazia Cristiana? Beh, non è proprio così. Io credo che il momento politico meriti molta attenzione. I messaggi politici devono essere chiari e devono, come dire, provare a convincere l'elettorato. Prima preoccupazione, andranno a votare poche persone, ci si lamenta di un'Europa che si vuole cambiare e poi i cittadini non andranno a votare, purtroppo, qua c'ho questa previsione. All'interno del bacino elettorale che sarà purtroppo modesto, poi vengono votati alcuni partiti che hanno una matrice sovranista che mira non a scardinare l'Europa, a fare passare dei messaggi che sono contro l'Europa. Io su questo sono molto preoccupato, quindi che tutta l'area moderata di centro si riconosca in un contenitore più grande che è Forza Italia, dove provare a costruire una proposta moderata che sia determinante per le alleanze europee, a me sembra un'operazione intrigante, intelligente, complessa, perché nessuno chiaramente ha le piste in discesa, ma deve conquistarsi con la sua proposta politica, il consenso, ma mi sembra che è la via giusta. Io sono convinto che questa Europa vada rivista, non vada cancellata, non vada ridotta ad una sorta di casa di riposo per anziani, come qualcuno pensa di dover fare, e all'interno di queste regole
che ci sia una proposta di un'area moderata sia, e credo che sia indispensabile. Quindi a cena con Miciche o con Pogliese, con chi ci vai a cena? No, io non entro a gamba tesa nelle vicende che riguardano il contenitore di Forza Italia. Io sostengo quel contenitore convintamente, votando i candidati moderati, perché ritengo che il contenitore di Forza Italia possa rappresentare ancora una prospettiva per la politica non solo europea ma anche italiana. E d'altronde, e siccome assessore... io sono un uomo di centrodestra e all'interno del centrodestra spero che si possa ricompattare una compagine che con la legittimazione del corpo elettorale possa andare a governare il paese, non con questo pasticcio disarmante, vergognoso ogni giorno. Ma le persone che ci sentono lo pensano che la mattina Di Maio e Salvini sono seduti al tavolino a dire cose, distribuire magari i posti di sottogoverno, il pomeriggio si accusano vicendevolmente, la sera si rivedono e fanno la pace ogni giorno, e il conto però lo pagano gli italiani. Oggi si parla dell'aumento dell'IVA. Io credo che su queste cose dobbiamo interrogarci. Ci sono cose che si possono fare per salvare un paese, ci sono matrimoni che poi diventano, che sono innaturali e che non si possono tenere per interessi di parte. D'altronde il suo ragionamento, assessore, è molto corretto, perché Forza Italia è l'unica lista in lizza per le europee nel PPE, e quindi voi vediamo cosa venite succede. Dall'esperienza del Partito l'obiettivo Popolare. L'obiettivo è quindi quello di pensare anche alle elezioni in Italia, che ci sia un'area moderata che, come dire, fronteggi il fronte sovranista. Io credo che sia interesse, è chiaro, del paese. È chiaro che dopo le europee molti scenari verranno saranno chiariti, e con molta probabilità quell'area moderata di cui parla lei dovrà anche mettersi al tavolo con quelle che sono le forze attualmente che lei definisce giustamente sovraniste, e con cui probabilmente si dovrà costruire un centrodestra alternativo ai 5 Stelle e a quello che resta del centrosinistra, a meno di scenari nuovi. Sono sempre possibili, perché non si sa mai quello che succede. Gli imprenditori, Maurizio. Alberto, gli imprenditori che fanno? Come a Snavur, e io tra di voi? Una pena al giorno. Ma io diciamo che l'onorevole Turano ha fatto una previsione sul fatto che probabilmente i cittadini non andranno a votare, che comunque il numero dei votanti si andrà sempre più a diminuire, così come è capitato in altre tornate elettorali. Io mi auguro che si sbaglia, anche se forse ha ragione, e che invece i cittadini vadano numerosi a votare e che scelgano i migliori da mandare in Europa, così come accade negli altri paesi europei. Bene, ringraziamo il presidente di Confindustria Trapani e ringraziamo l'assessore Turano. Mi permetti, un augurio ai nostri lettori, alle nostre lettrici. Mi fai fare un augurio di buona Pasqua a tutti? Lo stavo perché poco fa li ho fatti a quelli di 5 Stelle. Non voglio. Buona Pasqua a tutti. Tanta serenità. Buona Pasqua. Buona Pasqua e ci vediamo domenica prossima.